Il regionale ci porta con la bici alla scoperta della ciclovia Ortona Vasto, la via verde della costa dei Trabocchi. Uno dei tratti marittimi più suggestivi della nostra penisola, che attraversa 9 comuni del litorale abruzzese e ha conquistato anche il Giro d'Italia, che ne ha fatto una sua vetrina. Da principio i trabocchi erano macchine realizzate dai contadini con travi e tavole in legno, palafitte protese verso il largo per poter pescare evitando le insidie del mare aperto e arricchendo la mensa nei periodi in cui le lavorazioni dei campi erano ferme. L'Adriatico è un mare poco profondo ma ricco di pesce. Così le catture venivano attraverso grandi reti, le cosiddette bilance in cotone, sostenute da aste, le antenne, che si innalzavano dalle piattaforme. In seguito, poiché questa parte dell'Abruzzo era scarsa di collegamenti, le impalcature servirono per l'attracco delle navi da cabotaggio venute da tutta Italia a scambiare le loro merci. Divenne perciò onere delle autorità feudali o della borghesia terriera mantenere in buono stato le strutture poggiate in punti della costa con scogli affioranti dove fissare i pali, in acque sufficientemente profonde per consentire il carico e lo scarico senza pericolo. Abbandonate negli anni 70, queste storiche costruzioni sono state recentemente recuperate e riadattate a locali o ristoranti, costituendo un'attrattiva per i turisti. Ovviamente il panorama marino è intatto, a tratti roccioso a valorizzarne la posizione. Un mare verde blu in cui si tuffano pini, agrumi e ulivi che profumano l'intera costa. La ciclovia Ortona Vasto si snoda sui 50 chilometri della sede della vecchia ferrovia che divideva i lidi balneari dalle boscose colline e dalle riserve naturali. Da qui deriva il titolo di Via Verde. Si parte poco lontano dalla stazione di Ortona, trasportati dal regionale con la nostra bicicletta. Ci accompagna Anna Bruna Di Iorio, giovane conduttrice televisiva e felice moglie di un affermato corridore di questa provincia. Il primo tratto si apre subito con un affascinante colpo d'occhio sulla spiaggia dei Saraceni e sulla successiva riva in sassi di Acqua Bella. La pista è tutta dedicata alla corsa o al cicloturismo, praticamente pianeggiante, è quasi tutta asfaltata. Un vero paradiso. Qualche pendenza più impegnativa con la strada bianca la troveremo solo all'arrivo a Vasto, immersi in un parco protetto. Appena lasciata Ortona, ci imbattiamo subito in quelle ossature biancastre protese sulla scogliera, simili a un ragno colossale. I Trabocchi, come li definì Gabriele D'Annunzio, dal casolare di San Vito Chietino, eletto a Sueremo, nel quale scrisse alcune sue opere famose, come Il Piacere e l'Innocente. Tu sei un mostro. Non è per quello che mi hai raccontato di te questa sera. Quella in fondo non è che la naturale conclusione di tutto. Tu sei l'uomo più attraente che io abbia mai tenuto tra le mie braccia. Ma
Se venisse il giorno in cui mi persuadessi di essere l'arbitra assoluta della mia vita, non vorrei sentirmi indegna. Sono tanti i richiami artistici e culturali di questo itinerario, primo fra tutti l'Abbazia di San Giovanni in Venere. Un complesso monastico sito nel comune di Fossa Cesia, che si erge su una collina a 107 metri di dislivello dal mare, ben visibile dalla nostra pista, con una vista panoramica mozzafiato, dominando la costa per diversi chilometri. Questo monastero ha una storia millenaria. Sorto su una necropoli italica del V secolo a.C., porta il riferimento a Venere, poiché sotto l'abbazia è ubicata la fonte di Venere, una fontana che, secondo la leggenda pagana, favoriva la fertilità femminile. Il culto pagano fu sostituito da quello paleocristiano, finché i frati benedettini non lo trasformarono in un'abbazia sull'esempio di Monte Cassino, con vasti terreni e diritti di pedaggio. Il suo massimo splendore lo raggiunse attorno al 1200, con l'ampliamento del monastero e le fortificazioni. Dopo un lungo declino, è stato recentemente restaurato. La facciata principale della chiesa è arricchita dal grande portale della Luna del 1230. Fiancheggiato da due alti fregi marmorei con la vita del Battista e una splendida annunciazione divisa da colonne con fogli d'acanto. Sul retro, tre grandi absidi decorati con diversi stili si affacciano verso il mare. L'interno è ordinato in tre navate, suddiviso da forti pilastri, volti a creare tanto un effetto plastico quanto di sicurezza in un'area fortemente sismica. La cripta sottostante è impostata sulla pianta circolare del Tempio Romano di Venere, come mostrano il riutilizzo dei marmi delle colonne. All'interno degli archi sono conservati gli affreschi duecenteschi con al centro l'immagine del Cristo con un'ellissi verticale che crea un effetto di grande suggestione. Del monastero originale rimangono solo tracce, mentre è intatto il chiostro quadrato con un porticato ingentilito da una serie di archetti e da numerose piante. Il regionale ci porta nei posti più belli e sconosciuti del nostro paese. Se narriamo l'Abruzzo, non possiamo dimenticare la sua spiritualità. Così, a pochi chilometri dalla nostra ciclovia, troviamo la città di Lanciano. Comune di antiche tradizioni, ha un borgo che ruota attorno alla sua piazza principale, Piazza Plebiscito, resa preziosa dalla cattedrale di Santa Maria del Ponte, così chiamata perché è edificata su tre archi di un ponte romano. Il ponte di Diocleziano, che collegava in passato le due frazioni della città separate dal fosso sottostante.
gli archeologi hanno rinvenuto un percorso sotterraneo medievale che collegava la cattedrale con il convento dei basiliani del santuario francescano del miracolo eucaristico. Il miracolo è il più antico documentato e risale alla prima metà dell'Ottocento, anche se le prime testimonianze sono del 1500. Non si conoscono i dettagli del protagonista dei fatti. Si sa solo che era un monaco basiliano proveniente dalla Cappadocia. La gente si è accontentata dell'anonimato e ha continuato a chiamarlo il sacerdote dubbioso che, mentre stava celebrando la Santa Messa, fu colpito dal dubbio che aveva da giorni precedenti. Il pane è diventato una parte del ventricolo sinistro, ovvero quella parte del corpo umano che serve al funzionamento del cuore, mentre il vino è diventato sangue e poi in pochi secondi è passato dallo stato liquido a quello solido. Sono diventati 5 globuli irregolari dalla consistenza duro lapidea, dal colore marrone bluastro, e già il numero 5 ha una spiegazione spirituale, perché sono le 5 piaghe di Gesù che prima emanavano sangue, poi dopo la resurrezione, l'abbiamo visto in Emmaus, emanano luce, grondano gioia, pace e speranza per tutta l'umanità, le 5 piaghe alle mani, ai piedi e al costato. Un secondo miracolo è conservato in una piccola cappella non distante da Piazza del Plebiscito, datato 1273 d.C. Secondo la leggenda, in questo luogo risiedeva Giacomo Stasio e sua moglie Ricciarella. Costei, nella speranza di guadagnarsi l'affetto del crudele marito, si fece indurre da una perversa fattucchiera a polverizzare in un coppo infuocato un'ostia consacrata e a mescerla nella bevanda del marito. L'ostia si convertì miracolosamente in carne e sangue. Sono tante le specialità gastronomiche custodite dalla Riviera Abruzzese. Con il pescato del suo ricco mare e i prodotti delle rigogliose campagne che orlano la costa. Siamo andati sullo storico trabocco Mucchiola, vicino a Ortona, considerato tra i più antichi. Andremo a preparare un aglio e olio con peperone dolce d'Altino, estratto di cicale e mazzancolle. La differenza degli altri piatti praticamente è che non usiamo fare il soffritto e per via che abbiamo l'olio nuovo lo lasciamo in infusione con l'aglio e lo mettiamo solo alla fine. Abbiamo tostato il peperone, andiamo ad aggiungere l'estratto di cicale. L'estratto di cicala contiene albumina che andrà ad addensare la salsa e la renderà più omogenea. Di sale quasi non ne abbiamo bisogno perché questo piatto è abbastanza sapido perché è molto ricco di pesce. Come sale la temperatura supera i 90 gradi, l'albumina si addensa e dà consistenza alla crema. Andremo a scolare la pasta.
solo fuori dalla fiamma andremo a mettere un po' di olio aromatizzato. Ok, il piatto è pronto e adesso passiamo all'impiattamento. Andiamo a completare un po' di mazzancolla al crudo e la polvere. Peperoni. Il piatto è pronto. Siamo alla fine del nostro itinerario e Anna Bruna sta percorrendo la riserva naturale che anticipa l'arrivo a Vasto, mentre al tramonto si intravedono le luci del porto e l'iconica torre di Punta Penna, tra i fari più alti del Mediterraneo. Accompagniamo la nostra ciclista alla stazione dove l'attende il treno POP che la riporterà a casa. Un'altra avventura è trascorsa. Chissà dove ci porterà il nostro regionale la prossima volta.